Chiaravalle è uno di quei centri di pianura che nel secondo dopoguerra hanno avuto uno straordinario incremento demografico e sono passati dalla dimensione di paese a quella di piccola città. L'attuale abbazia sorge sull'area di un precedente monastero benedettino che la tradizione dice eretto per volontà della regina dei Longobardi, Teodolinda. Tale primo monastero si collocò non lontano dal fiume Esino, al limite di un'area boscosa che andava dalle porte di Iesi al mare. Per i bisogni della comunità religiosa fu scelto un luogo poco più a valle della confluenza del Guardengo col Triponzio. Nel corso dei secoli, soprattutto dopo il 1000, beneficiò di importanti donazioni di terre, in particolare dai monasteri ravennati. Nel 1147, a dare nuovo impulso al vecchio cenobio, vennero i monaci cistercensi. I religiosi edificarono un imponente monastero presso la Grande Foresta. L'ampia chiesa fu intitolata a Santa Maria in Castagnola. La scultura del XIV secolo, che raffigura la Madonna, è conservata nella cappella a lei dedicata. La denominazione Santa Maria in Castagnola deriva dal toponimo della zona centrale della Grande Foresta, detta Selva di Castagnola, così chiamata per la prevalenza di una particolare varietà di quercia, detta castagnola, dal frutto insolitamente poco amaro, quasi una castagna, commestibile in tempi di carestia. I lavori di costruzione richiesero alcuni decenni e il complesso fu consacrato nel 1172, considerato anno di fondazione, in quanto inizio della vita comunitaria, come testimonia la lapide nella navata di sinistra. Nel bel mezzo della pianura, la chiesa si erge maestosa nello stile che i cistercensi adottarono in tutte le nuove costruzioni. Un'imponente struttura in mattoni cotti, con la pianta a croce latina a tre navate, si mostra in un rapporto equilibrato tra altezza ed ampiezza. La facciata, come voleva la tradizione cristiana, è rivolta ad ovest ed è preceduta da un'ampia spianata, per secoli funzionale alla vita economica dell'abbazia, un tempo circondata da mura, come illustra sommariamente un particolare della mappa cartacea iesina, che riproduce la porta fortificata. La semplice facciata a vela con timpano triangolare è preceduta da un nartece o portico a cinque arcate, restaurato nel 1688. La bellezza della facciata è data da pochi, semplici, ma importanti elementi decorativi. Spiccano il grande rosone in pietra bianca, circondato da dischetti maiolicati, e la sovrastante bifora, in una cornice ad arco, come la chiesa di Chiaravalle milanese, separata da una decorazione in cotto, costituita da archetti incrociati. Il rosone, per le dimensioni irrilevanti, rappresenta un elemento tipico del passaggio dal romanico al gotico. Nella chiesa cistercense è l'elemento principale della facciata, che viene alleggerita così dal colore bianco della cornice marmorea modanata, da cui si dipartono 12 colonnine convergenti sul quadrilobo centrale. All'incrocio della navata centrale con il transetto sorge il campanile a pianta quadrata, rifatto nel secolo XVII. Nel lato sinistro è evidente come la navata centrale abbia un'altezza quasi doppia delle navate laterali. Le prese di luce esterne sono monofore strombate a tutto sesto, più consone ad una chiesa romanica. La panoramica del lato sinistro
evidenzia il sistema dei contrafforti a sostegno dei muri perimetrali. Chiude l'ala settentrionale del transetto un'alta e piatta parete in cotto con due alti contrafforti. Due monofore tamponate sono sovrastate da un'ampia finestra, anch'essa murata, a differenza della superiore più piccola. La parte inferiore presenta un'interessante porta ad arco acuto, ora tamponata, ma che forse un tempo immetteva nell'area cimiteriale. Attraverso l'arco, forse risalente al periodo in cui i beni abbaziali passarono in appannaggio ad Eugenio di Beauharnais, si accede all'area orientale, dove è visibile la parete dell'abside. L'esterno dell'abside, secondo i moduli costruttivi cistercensi, è piatto. Due alte monofore strombate, centinate con arco a tutto sesto, danno luce all'altare, sovrastate dal piccolo rosone con vetri circolari policromi. La cuspide del lato destro del transetto presenta una finestra ad arco, sormontata da una più piccola apertura e sottolineata dalla fascia di archetti intrecciati già presenti nella facciata. La foto testimonia le opere di rinforzo, forse risalenti al secolo XVII, ossia al rifacimento del campanile. A testimonianza delle vicissitudini dell'abbazia si offre l'affresco nella sacrestia, dove si possono notare l'assenza di tetto nella nartece, la forma delle vele della navata centrale e del transetto, e la punta del campanile. Il quadro dell'Immacolata Concezione presenta un'immagine dell'abbazia forse eseguita sul modello della chiesa di Santa Maria di Fiastra. L'altezza del transetto è uguale a quella della navata centrale. L'edificio attuale dei locali abbaziali non è quello originario, ma ne conserva la tipica pianta quadrata e in parte la destinazione dei locali. Attorno al chiostro, posto sul lato sud della chiesa, si svolgeva la vita monastica. Ad est, a piano terra, c'era la sala capitolare, forse l'unico locale che sia rimasto come era in origine. Al piano superiore c'era il dormitorio, che si collegava alla chiesa con una scala interna. A sud c'erano i locali di servizio, il refettorio, la cucina, la dispensa. Nello stesso lato, più vicino al triponzio, c'erano le officine e le stalle. L'ala occidentale in origine era riservata ai conversi. Al centro un pozzo forniva acqua purissima. Il porticato risulta rialzato nella costruzione dell'abbazia fatta dal commendatario Marco Sittico d'Altan alla fine del secolo XVI. I locali del lato ovest, dopo l'istituzione delle commende all'inizio del 400 e soprattutto dopo la ricostruzione dell'edificio operata nel 500,
costituirono l'abitazione e gli uffici degli amministratori della badia e dei loro sostituti pro tempore e all'occorrenza degli ospiti importanti. Troppo poco rimane dell'abbazia per suscitare nei visitatori la suggestione dell'antico cenobio.